Ciao a tutti, in questo video voglio parlare degli integratori per il consumo dei grassi. Per tutti quelli che fanno attività fisica, attività sportiva, è importante, diciamo, consumare i grassi e non consumare la massa magra. Questo non soltanto per dimagrire, ma per eliminare, diciamo così, i cuscinetti di grasso che chi vuole evidenziare la tartaruga, comunque chi vuole migliorare la forma fisica. Ovviamente questo è molto meglio farlo in modo naturale. Però ci sono degli integratori che diciamo, hanno anche altri benefici, che però facilitano il metabolismo dei grassi. Cosa significa il metabolismo dei grassi? Significa l'utilizzo dei grassi come fonte di energia. Normalmente gli esseri umani tendono a utilizzare prevalentemente diciamo, i carboidrati, ad esempio gli zuccheri, per consumare energia. Però appunto, ci sono dei processi metabolici che possono essere facilitati in modo tale da andare più rapidamente al consumo dei grassi per ovviamente dimagrire da un lato, sì, ma soprattutto variare anche la percentuale, la distribuzione, diciamo così, di massa magra e massa grassa, perché è evidente che, come dire, due persone che pesano magari 80 kg, stessa altezza, il peso può essere lo stesso, ma la conformazione fisica, l'aspetto fisico e la consistenza muscolare è completamente diversa, cioè uno potrebbe avere, che ne so, il 4% di grassi, che è pochissimo, e l'altro il 30%, quindi, o il 40%, non so quello che è, quindi cambia completamente, diciamo, non è soltanto da prendere in considerazione altezza e peso, ma anche la distribuzione, che tipo di, come è fatto questo peso, massa magra, grassi. E quindi questo è anche fondamentale. Gli integratori, diciamo, utilizzati, che almeno io utilizzo e trovo bene per il consumo dei grassi, sono la carnitina e le vitamine del gruppo B. Le vitamine del gruppo B, che c'è un po' tutte, quindi io personalmente prendo diciamo, multivitaminico all'interno del gruppo B comunque, quindi ci sono diversi tipi, diverse marche, insomma, si trovano nelle erboristerie tranquillamente, e quindi tutto il complesso B fondamentalmente, B3, B2, B6, B5, insomma, tutte l'acido folico, e poi abbinati con la carnitina. Per potenziare l'effetto della carnitina è utile anche utilizzare lo zinco. Diciamo che ci sono degli integratori anche di carnitina che comprendono anche lo zinco, quindi si può diciamo in unica capsula diciamo avere entrambi gli abbinamenti. Poi se uno va a vedere, controlla, vede che ci sono tante tipologie. Però questi tre, diciamo, quindi complesso vitaminico B, la carnitina e lo zinco sono molto utili per il metabolismo e il consumo dei grassi per persone che fanno attività fisica, ovviamente. Bene, per questo video è tutto. Vi ricordo due cose. La prima è che venerdì 19 maggio a Torino alle 20:45 terrò un seminario su come eliminare la paura dell'abbandono e conquistare chi desideri. Quindi venerdì 19 maggio alle 20:45 Torino, Educatore della Provvidenza in corso 3013. Per partecipare, per info, il riferimento è il 333 15 11 703. Comunque le info le metterò anche nel box, e iscriviti al canale YouTube, perché potrai vincere dei corsi gratuiti con me. A breve sarà l'estrazione, quindi iscriviti al canale. Ciao!